stata una sorpresa, è stata una sorpresona, ma insomma per una volta va bene così, insomma noi andiamo avanti e i ragazzi si sono ben comportati. Abbiamo già detto anche partite precedenti che comunque tanto vediamo l'Italia che subito sì pensavo anch'io che, però va bene, cioè Mariani sta giocando un ottimo torneo, riallacciandomi a quello che hai detto tu, dicevo appunto che abbiamo visto sia l'Italia Under 18 e l'Italia Under 16 che cresce proprio di partita in partita, quindi bellissimo il passaggio di Cortese, grande gol, gran gol, bellissimo il passaggio di Luca che non lo scopriamo sicuramente oggi, lui ha una visione di gioco incredibile, un 2007 che gioca con la testa di un veterano. Assolutamente, ma è bravissimo Bianchin a farsi trovare al posto giusto, un gran bel inserimento e buon tiro, perfetto, bravi. E intanto vedi, tornando sempre al discorso di prima, mi ha perso 3-0 la prima partita con la Repubblica Ceca giocando bene, ok, però adesso siamo anche già passati in vantaggio, quindi a impedire questo passaggio è bravo ancora qui Ruggero che però poi vuole strafare, qui la Repubblica Ceca ci punisce di giustezza, una serie di leggerezze difensive. Sì, è partito tutto da un cambio sbagliato secondo me e poi non siamo più riusciti a uscirne e niente, vabbè, ci sta, ripeto, siamo qua per imparare, per crescere e imparare dai nostri errori, quindi i ragazzi cercheranno sicuramente di sistemare le cose. Ripeto, sì, come hai detto tu, la terza linea si sta facendo molto bene, ma insomma entra nelle rotazioni del PK, quindi dovranno risistemare un po' le cose i due allenatori. E vediamo qui Cortese punta con Matonti e Ruggero Meconi. Bene qui la difesa, non si deve disunire. Bene, vai. Sportivissimi gli atleti della Svizzera Under 16 che esultano come dei pazzi sulla tribuna. Sì, in faccia ai nostri giocatori. Vabbè. Rivediamo il bel gol in powerplay, qui secondo me si è fatto trascinare un po' fuori posizione la nostra punta. Vuol dire sì, che sì, è uscito col numero 24 molto veloce, supera un avversario, ne supera un altro, si sbarazza del disco, bene per Bernardo Meconi che non riesce a dare forza alla sua conclusione. Forza ragazzi, avremo bisogno di una magia da parte di questa linea per portare il conteggio in parità. Matonti insegue l'avversario, il numero 88, scegliendo la via dietro la gabbia. Buono il posizionamento del bastone, un po' meno il posizionamento di Ruggero Meconi che si dimentica alle spalle il proprio uomo che insacca con facilità. Sì, adesso rivediamo nel replay proprio l'errore di Ruggero che copre la parte sbagliata del campo e i cechi sono bravi comunque a trovare l'uomo libero. Sì, bello il gol da parte dei cechi, con un passaggio hanno tagliato fuori la... Dobbiamo avere pazienza come ho detto prima, avere pazienza con calma. Bravissimo qua Mattia, però non riesce a portare via il disco, il giocatore cieco difende bene col corpo. Praticamente gli ha tirato addosso il suo compagno di porta, carambola, ha tirato sul petto del proprio compagno di squadra, il disco che entra. Sindora un gol fortunoso qui. Sì. Italia sotto per 4-1 a 9:30 dal termine e direi time out Italia. Sfortunato fino in fondo, viene avanti in Nespolo. Passaggio lungo, bellissimo questo, eccolo sì. Qua, dai, che questa è una buona occasione ed è gol. Bravissimi, bellissima. Bravi. La reazione degli azzurri, degli azzurrini che trovano subito la via del gol. Bravo qua Cortese a cercare Vellar, poi la seconda onda arriva con Nespolo e portiamo via il disco, facciamo un bel gol. Sì,
Ben gol qui per il numero 21 degli azzurri. Mette a sedere il portiere, trova un Pertugio impossibile.